Puntuali anche questa settimana, torniamo con l'appuntamento dedicato ai libri, torniamo a incontrare un autore, questa volta si tratta di un sacerdote, Don Pierluigi Plata, che per la libreria editrice Vaticana, con la prefazione del cardinale Pietro Parolin, ha scritto un libro intitolato Apparecchiare la santità, sottotitolo Il cibo nella predicazione di Papa Francesco. Benvenuto, Don Pierluigi, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a te, ciao a tutti. Allora, tu sei un sacerdote, sei sacerdote della diocesi di Brescia, dal 2008 sei cappellano dell'ordinariato militare in Italia. E una curiosità che insomma, come dire, mi ha suscitato il tuo libro. Come ti è venuto in mente di accostare il cibo al magistero di Papa Francesco? Ma immagino te l'abbiano suggerite proprio le sue parole, le parole e le catechesi dello stesso Papa, che parla molto per immagini, no? Diciamo che ho avuto un precedente, perché io mi sono interrogato del perché questa divulgazione di programmi culinari in televisione, in radio, ci sono addirittura dei canali dedicati specifici nel web, eccetera. E allora ho detto, sì, come mai tutti si interessano del cibo? E io come cristiano, come sacerdote, è impossibile che il Vangelo non dica nulla del cibo. Ecco che allora ho approfondito innanzitutto il cibo nel Vangelo. Dopo mi sono accorto, siccome sai, quando si lavora su un tema, poi si affina l'orecchio anche da tante parti. E così mi sono accorto che anche Papa Francesco utilizzava tantissime metafore sul cibo. Ecco come sono arrivato poi alla stesura di questo libro. Senti, che cosa hai scoperto scrivendo questo libro e addentrandoti soprattutto nel magistero di Papa Francesco, focalizzandoti appunto su tutto quello che riguarda il cibo? Innanzitutto ho scoperto che la dimensione del cibo non è solo quella di nutrire il corpo, ma è quella anche di nutrire l'anima, quella di nutrire la spiritualità, ma anche una forte dimensione sociale, aggregativa e culturale, che avevo sempre sentito dire il cibo di una certa cultura, di una certa nazione, una certa latitudine, ma non avevo mai approfondito. Allora, la molteplicità, la poliedricità del cibo. Poi mi sono accorto anche, legato a Papa Francesco, che davvero le metafore, le immagini hanno una profondità enorme. Lui lo dice in un documento che è stato scritto quando raccomanda a noi sacerdoti di come preparare l'omelia, che dice anche della Esatto. durata, eccetera. A un certo punto dice: non dimenticate mai un'immagine nella vostra omelia, perché l'immagine veramente fa smuovere i cuori delle persone o perlomeno fa interrogare un'immagine. Ecco allora le immagini, soprattutto quelle del cibo. E qui mi sono accorto ancora che Papa Francesco usa dei cibi che già utilizzava Gesù e che noi troviamo nel Vangelo, nei quattro evangelisti. Ma poi lui usa dei cibi moderni, diciamo, dei cibi che poi, lungo i 2000 anni, si sono sviluppati, e dei cibi anche che oggi in tutto il mondo si usano. E tu, Don Pierluigi, hai raccolto queste metafore culinarie e le hai ordinate secondo una precisa sequenza. Quale? Sì, perché erano talmente tante che quando appunto ti ho detto che ho intuito che anche lui parlava di cibo, eccetera, erano talmente tante che è stata una cosa molto semplice ordinarle. E così, ti dico un po' schematicamente, è quello che è l'indice. Innanzitutto sono partito con la fame e la sete, perché il Certo. Papa dice: ci sono tanti tipi di fame e di sete, fame di affetto, fame di conoscenza, fame
fame di sapere in generale, eccetera. E così anche con la sete. E lui lì fa tantissimi esempi, fino ad arrivare a quella che a me è piaciuta di più, ci dice c'è una fame di amore e di essere amati, una fame che è sempre presente a qualsiasi età nell'uomo maschio e femmina. Poi dopo ho fatto un altro capitolo, insomma, individuato la fame, andiamo a fare la spesa, andiamo a fare la spesa. La spesa dove si fa? Al mercato e al supermercato. E lui usa le immagini proprio del mercato e del supermercato. Il mercato per dire che, attenzione, noi non dobbiamo farci coinvolgere dalla mentalità economica dentro la Chiesa, altrimenti la Chiesa può diventare un supermercato dove io entro e ho come la lista dei prodotti che comprerei al supermercato, no? E quando è passata famosa questa, no? È impossibile che io entri in una chiesa e c'è scritto per il battesimo 500 euro, per il matrimonio 1000 euro, insomma, ecco. E allora il luogo dove andare a fare la spesa, secondo capitolo. Poi sono andato avanti perché siamo arrivati al supermercato, al mercato, e ho messo i prodotti principali, primari, chiamiamoli. Ecco allora la farina, poi il lievito, e tutti questi cibi che sono poi usati in cucina per prepararne altri più elaborati. C'è anche poi la cipolla, ci sono i funghi, c'è il tartufo e anche la senape, al quale poi sono collegati delle parole, degli atteggiamenti, un valore altro, ma possiamo parlarne anche dopo. Parliamone di questo. Dopo, sì, finisco qui certo. E dopo si arriva in cucina, che c'è il cucinare. Per esempio, lui usa il verbo cucinare tante volte. Quello più famoso, che tutti conosciamo, è non cucinate le lamentele. Dice proprio il verbo cucinare. Perché se io cucino le lamentele, dopo mangio le lamentele. Se cucino una cosa cattiva, mangio cosa cattiva e nociva. Se invece cucino pensieri buoni verso gli altri, per esempio, e verso il mondo, mangerò cose sane, nutrienti, salutari. E poi appunto ci sono tutti gli altri cibi, che per esempio lui dice i ravioli, ma ne parliamo dopo. Poi si arriva giustamente al dessert, al dolce, e anche quello è un tema molto trattato dal Papa, perché dice attenzione, non è vero che c'è un peccato di gola legato al dolce. Il peccato di gola semmai è su tutto quello che mangiamo. Non è solo circoscritto al dolce, perché sai, tante volte si mangia tanto, si mangia già il primo, il secondo, si beve, poi si arriva al dolce, un po' in modo ipocrito, dice il Papa, ma adesso io non faccio questo peccato di gola, ma hai mangiato tutto fino adesso? Vabbè, comunque qui fa anche il dessert. E da ultimo, giustamente, capita in tutte le case, bene o poco, ci sono gli avanzi e gli scarti. E qui il Papa invita veramente a fare un esame di coscienza, non quello che scartano i ristoranti, quello che scartano le mense o altri luoghi fuori dalla mia casa, ma quello che scarto io, cominciando da quello che magari compro in più, che so già inizialmente che non mi serviva, ma lo compro lo stesso, e lì è già uno scarto, è già un avanzo, ancora prima di cucinare. Ecco, questo è l'impianto, e visto che non ho avuto nessuna difficoltà proprio a mettere insieme queste metafore culinarie che cita il Papa. È vero, quindi poi, come dicevamo anche prima, ad ogni cibo menzionato è evidenziato un valore, un atteggiamento, una verità di fede. Quindi il Papa vuole fermamente, ma l'ha detto anche a voi sacerdoti, che questi valori vengano veicolati anche attraverso le immagini e le metafore con maggiore chiarezza. Siccome sono davvero tante, tutte molto interessanti, io non sono riuscita a scegliere, allora a questo proposito lascio scegliere a te. Magari prima hai citato i ravioli, quindi lascio a te spiegarci di che cosa si tratta, ecco, quale parola viene associata ai ravioli. Sì, la premessa è che questi, diciamo, valori
queste anche verità di fede, perché certo sono verità di fede, parla anche tramite il cibo, parla anche di battesimo, parla anche di sacramenti, eccetera. Non è che li ho inventati io, ma li ha detti proprio lui questi valori, eh? Li ha citati proprio lui nei suoi discorsi. E a un certo punto dice: io mercoledì scorso all'udienza in piazza San Pietro, come faccio sempre, ho fatto il mio giro. Sono andato a salutare, sceso dall'auto, sono andato a salutare alcune persone e ho incontrato una persona anziana. Le ho chiesto, ma quanti anni ha lei? Più di 90, Santo Padre, più di 90! E allora il Papa dice: ma come fa a mantenersi così giovane? E questa donna qui, che era l'udienza, gli ha risposto: mangi i ravioli fatti da me, però, quelli fatti da me. E da lì è partito per spiegare la memoria, cioè anche tramandare le ricette. È come tramandare la memoria, non si può dimenticarsi della memoria. E poi è partito ancora da questi ravioli dicendo: pensate che oggi magari andiamo a comprare le cose già pronte, può essere gli stessi ravioli, eccetera, non ci accorgiamo del lavoro che ci sta dietro, del lavoro che ci sta dietro di chi deve, non solo chi li fa i ravioli già con la farina, con le uova, con il ripieno, eccetera, ma ancora a monte, il lavoro che ci sta nei campi, il lavoro che ci sta nel campo anche agricolo. Hai capito quante Esatto. cose dai ravioli? Ma ce ne sono tanti. Per Esatto, esempio, sì. a me piace tantissimo anche la pizza, che mi E hanno detto, tra purtroppo, parentesi, che piace tanto anche a lui. anche a Papa Francesco, purtroppo non abbiamo più tempo, Don Pierluigi, a disposizione per continuare a conversare con te, ma io vorrei ricordare innanzitutto il titolo del tuo libro, Apparecchiare la Santità, Lev, Libreria Editrice Vaticana, la prefazione del cardinale Parolin, ma vorrei anche ricordare che tu hai un canale YouTube, un sito internet e anche un'app che lascio ricordare a te. Sì. Tutto questo si chiama Ricette dal Vangelo e ci Semplicissimo. sono sia video, ci sono sia audio, ma anche un punto ricettari di una volta, e una volta o due alla settimana è sempre aggiornato. Ottimo, quindi davvero complimenti per l'originalità nell'aver pensato a questo, alle ricette del Vangelo. Speriamo di, Lo Spirito come dire, Santo che ispira che sempre, beh, speriamo eh? di tornare a incontrarci, perché no, anche con un appuntamento su Padre Pio TV. Grazie a Don Pierluigi Plata per essere stato nostro gradito ospite a Ciao a Tra le tutti, righe di grazie a questa te. settimana.